qui, ma soltanto non voglio darvi i numeretti. Una sentenza del 2019, a Abruzzese Chiove, perché è il nome del principale imputato, ha distinto, credo sia importante per farvi capire, ha distinto l'accertamento del tecnico, che poi si traduce nell'esito, cioè è presente il DNA di Tiz o di Caio su un determinato reperto, in tre fasi. Primo, la fase della estrapolazione del profilo genetico sui reperti che vengono rinvenuti sulla scena del crimine. Seconda fase, il prelievo e la decodificazione del DNA dell'indagato o di persona sospettata o comunque collegata al crimine, potrebbe non essere indagato ufficialmente in quel momento, potrebbe diventarlo dopo o potrebbe anche non mai diventarlo. Una persona in contatto, per esempio, se nel corso delle indagini si accertano omicidi maturati in certi ambienti, io prelevo il DNA da vari soggetti che fanno capo a quell'ambiente e poi tra questi riesco a trovare quello dell'assassino, facciamo l'ipotesi che si tratti di omicidio. Gli altri sono persone collegate al delitto ma non assumeranno mai la veste di indagato. E la terza fase, che dice la giurisprudenza, è la comparazione tra i due profili. Cioè, a quel punto si arriva alla comparazione tra il profilo genetico trovato sui reperti nel luogo del delitto e il profilo genetico che è stato estratto dall'indagato o dalla persona collegata al delitto.